I quattro consiglieri comunali di Campobasso del Partito Democratico, Trivisonno, Chierchia, Salvatore e Battista, hanno presentato una mozione con la quale chiedono che anche il comune di Campobasso aderisca al manifesto della comunicazione non ostile. In mattinata la conferenza stampa per spiegare le ragioni dell'iniziativa. Abbiamo ripreso una iniziativa nazionale di un'associazione di Trieste, l'associazione Parole Ostili, che è riuscita già a coinvolgere tantissime amministrazioni comunali. Ne elenco qualcuna, ecco, Milano, Bergamo, Torino, insomma del centro, del sud e del nord, per così tentare di invertire la tendenza di quello che è un intercalare quotidiano che esplode, diciamoci la verità, esplode purtroppo sui social, ma che diventa ogni giorno un modo di parlare e di dibattere anche con la gente e tra la gente, e di cui è nel quale in questo modo la politica spesso affonda le mani, un linguaggio che non è un linguaggio civile ed è un linguaggio soprattutto pericoloso, perché poi utilizzato quotidianamente porta a conseguenze negative per l'intera società. Quindi una mozione e un atto deliberativo che proponiamo al Consiglio Comunale affinché Campobasso aderisca a questa rete nazionale, e speriamo che tutti insieme, non è una forza politica, vedete, non è una forza politica che può cambiare il corso di queste cose, ma tutti insieme possiamo dare il nostro piccolo grande contributo. Voi avete scelto questa pensilina per fare la conferenza stampa, non è stata ovviamente una scelta casuale? No, non è stata casuale. Qui qualche giorno fa, qualche settimana fa, si è verificato un fatto che mai doveva verificarsi a Campobasso. Nei confronti di un ragazzo di circa 10 anni è apostrofato con un linguaggio che, oltre ad essere di quelli ostili, ma soprattutto è contro la nostra carta costituzionale e contro i valori di noi tutti italiani, oltre che campobassani.